fino ai 4 cilindri! Quanto cazzo fa godere! Ciao a tutti amici e amiche bikers e benvenuti o bentornati sul canale di Fuserigno. Oggi vi risponderò a una domanda che in molti di voi mi avete fatto, cioè la Z900 va bene come prima moto? Parliamone nel video, nel frattempo iscrivetevi al canale, mi raccomando attivate la campanella per non perdere i prossimi video e dai, adesso sigla e saltiamo in sella, dai che si va! Eccoci qua in sella la mia meravigliosa Kawasaki Z900. Innanzitutto vorrei fare un preambolo, diciamo, visto che il video è incentrato su questo argomento. Io e mia moglie abbiamo iniziato con una cilindrata, diciamo, media, una Ninja 650, per chi segue il canale ovviamente lo sa già, una Ninja 650 che ha 68 cavalli, che per quanto mi riguarda, attenzione, vediamo di non ammazzarci visto che ci sono le giostre qua in paese, stavo dicendo che 68 cavalli secondo me per iniziare e imparare ad andare in moto sono perfetti. La cilindrata media è probabilmente la scelta migliore, più intelligente, ecco, che ti fa, diciamo, sbagliare di meno, o anche se fai quei piccoli sbagli, diciamo, te li perdona, ecco. Però devo anche ammettere che fosse stato per me, avrei sicuramente iniziato subito dalla Z900 perché ero innamorato della Z. Però io e mia moglie abbiamo scelto la Ninja 650 perché comunque a lei piacevano di più le carenate, però sicuramente per iniziare non si va su una carenata, diciamo, super sportiva da 200 cavalli. Direi che quello no, ecco, quello non ve lo consiglio. Detto ciò, abbiamo cercato appunto una carenata, però con una cavalleria non esagerata, e la Ninja 650 è stata una scelta ottima, devo dire, con il senno di poi. Quindi diciamo che una verità assoluta non c'è, ecco, non fatevi troppe paranoie, non andate dietro a quelli che dicono è impossibile iniziare con 100 cavalli, ma no, ma perché? Ciclisti, stai in destra per l'amor di Dio, fammi arrabbiare! Ovviamente io parlo per esperienza personale, cioè prendete me che sono, diciamo, un ultra trentenne, eh sì, non sono di primo pelo, che ha fatto la patente, ho 3 anni di patente, e quindi diciamo che quelli un po' più in là con l'età hanno un po' più di sale in zucca, no? Comunque adesso ho da poco un figlio, quindi insomma sto più attento, non corro troppo. Magari è diversa la situazione di uno giovane che ha appena preso la patente, quindi non vede l'ora di scannare per i passi di montagna. Non dico che è giusto andare oltre il limite, però capisco anche che quando si è giovani si è un po' più incoscienti, meno prudenti. Insomma, spero che mi abbiate capito, ecco. E per quanto mi riguarda, appunto, vi stavo dicendo che fosse stato per me avrei sicuramente iniziato con la Z perché mi piaceva tantissimo già il modello precedente. Vi ricordo che io ho una Z900 del 2020, quindi ha anche il traction control a differenza del modello precedente che non lo aveva. E quindi anche qua andiamo subito a spulciare i primi pro e contro, no? Diciamo. Allora, diciamo che se parliamo del modello precedente, al mio non avete elettronica, solo l'ABS, e quindi già lì potrebbe essere un ni, ecco, iniziare con quella. Anche sì, però, ecco, io ho preferito prendere la 2020 appunto per il motivo che ha il traction control e quindi è una sicurezza in più. Questo non vuol dire che non potete prendere il modello precedente, anzi, ho provato anche quello io e il motore appunto è come questo della 2020, docile, veramente difficile sbagliare con quella moto. Soltanto che dovete essere consapevoli di non avere il paracadute del traction control, ecco, che non fa miracoli, però ecco, averlo o non averlo, meglio averlo, no? Cosa dite? Ecco, quindi rimaniamo, visto che ci siamo, sull'argomento motore, partiamo da questo. Motore 125 cavalli, quasi 100 Nm di coppia. Ragazzi, è una bomba pronta ad esplodere, però, appunto, parlando di neopatentati, di neofiti, secondo me è fattibile prenderla come moto, appunto perché ha un'erogazione così dolce, lineare, vi accompagna se volete andare tranquilli, non strattona, non è un motore nervoso, ecco, che magari vi fa sbagliare.
veramente maleabili. Ecco, questo voglio farvi capire. Sicuramente il motore è un pro per un neofita. 4 cilindri, secondo me, nonostante abbia una potenza abbastanza importante, 125 cavalli, ragazzi, per la strada iniziano a essere anche troppi, fidatevi. Però ecco, per come sono erogati, per come questo motore lavora, andate tranquilli. Soprattutto vi consiglio magari di iniziare con la mappa Rain, che taglia la potenza, e quindi soprattutto i primi tempi prendersi la mano, potete iniziare insomma con più tranquillità, senza esagerare, e dopo man mano che prendete confidenza con la moto, come giusto che sia, passate alla mappa Road o Sport, che sono full power, per poi iniziare appunto a divertirvi sul serio, ecco. Visto che adesso ci fermiamo dal benzinaio, vi dico subito che ha veramente dei consumi abbastanza bassi, pur essendo una Naked sportiva da 125 cavalli, ci fate 200 km passa tranquillamente con un pieno, ed è già una bella cosa. Bene, quindi che dire, motore super consigliato per la sua dolcezza, veramente super trattabile per un neofita. Altro punto a favore per un neofita, secondo me, la frizione. Ragazzi, vi avverto subito che non ha il quick shifter, purtroppo, è una cosa che manca sulla Z, devo dire, anche se si può montare aftermarket in salita. Però devo dire che, come la frizione della Kawasaki, io ne ho provate diverse di moto di tutte le marche, ma la Kawasaki secondo me ha la frizione migliore, la più morbida in assoluto. E per un neofita che all'inizio ci sta, che ogni tanto sfolli, non riesce a far entrare bene la marcia, ecco, avere una frizione così morbida che difficilmente ti fa sbagliare e ti perdona molto, ecco, è veramente un pro, veramente una cosa che per un neofita vuol dire tanto. Parlando invece di qualche contro che potrebbe essere un problema per un neofita, sicuramente la cosa che mi preme sottolineare di più è il peso, ragazzi o ragazze. E io sono 1,90 m, se non lo sapete, se non mi seguite, e peso quasi 90 kg, sono ingrassato, lo so, devo dimagrire. La Z è probabilmente la più pesante nel suo segmento, 212 kg in ordine di marcia, quindi con il pieno di carburante e liquidi. Allora, in movimento sì, rispetto alle altre sentite un po' il peso, ma non eccessivamente. È una guida sicuramente più di corpo rispetto alle sue concorrenti Naked, ecco. Ci sono moto molto più leggere, molto più facili, tra virgolette, ecco, per il peso. Però sicuramente il peso si fa sentire dove? Nelle manovre da fermo, nelle manovre, diciamo, nei tornanti stretti, di montagna. Ecco, se siete una persona di statura medio-bassa, magari anche gracilina, ecco, potrebbe essere veramente un problema. Non dico che non si può fare, non si può guidare se siete piccoli e magrolini, però sicuramente dovete tenere conto di questa cosa. Ho visto anche dei video tipo di ragazze che guidano i GS, che sono bestioni da 250 kg e passa, ecco, quindi tutto è possibile, ci vuole tecnica, ci vuole esperienza, però ecco, è sicuramente una cosa da mettere in conto il peso. Rimanendo sempre in tema peso, vi ricordo che ovviamente una moto del genere lanciata a delle velocità importanti come raggiunge questa Z900 avrebbe bisogno anche di un impianto frenante adeguato. Ecco, non è che la Z900 brilli, ecco, sotto questo aspetto. Non fraintendetemi, per la strada va più che bene, anzi, ne ho parlato sempre bene per l'uso stradale, però occhio, appunto, dovete prendere bene le misure, dovete capire bene che impianto frenante avete su questa moto, i limiti che ha, è una cosa veramente fondamentale, soprattutto per un neofita. Un po' in generale, ecco, per un neofita deve conoscere, capire bene i limiti della moto che va a guidare. Adesso stiamo parlando della Z900, quindi io vi sto dicendo i limiti della Z, che sicuramente, come vi ho accennato prima, sono il peso e l'impianto frenante, ecco, perché ovviamente il peso va a incidere sulle manovre lente, manovre da fermo. E l'impianto frenante, se la lanciate a velocità importanti, non avete la prontezza e la tecnica di salvarla in certe situazioni,
potrebbe essere veramente un grosso limite. Vabbè, ci sono le cose un po' così superficiali, tipo il sound, vabbè, il sound del quattro cilindri, diciamo che quando sei un neofita senti il quattro cilindri ti innamori subito, almeno per me è stato così. Vi ricordo che è disponibile anche depotenziabile la Z900, quindi appunto chi magari ha la 2 e vuole prenderla anche in previsione per quando prenderà la 3 e ripotenziarla, è fattibile. Anche se non ha molto senso secondo me questo discorso, già essendo un bel toro pesante da domare, togliergli quei 25 cavalli, 30 anzi, perché la full power depotenziata andrebbe a 95 cavalli se non ricordo male, sì, boh, non lo so, non ha molto senso. Piuttosto prendetevi la Z650, come io e mia moglie abbiamo preso una Ninja 650, e dopo quando farete la 3 cambierete moto. Che dire, parlando un po' in generale, sono super soddisfatto dopo un anno che ho questa Z, sia della potenza, dell'erogazione del motore, dell'affidabilità, ecco, una moto molto affidabile, ormai i giapponesi lo sappiamo, soprattutto per un neofita che magari non ha tanta esperienza di fare tagliandi, controllare piccole cose, piccoli dettagli, ecco, una moto che veramente non bisogna stargli troppo dietro, fate i tagliandi regolari, ingrassatina e pulitura a catena ogni tanto, ogni 500 massimo 1000 km, e lei va avanti come un trattore, non ha nessun bisogno di manutenzione particolare a differenza di tante altre moto. Ditemi se avete qualche dubbio, ovviamente nei commenti vi risponderò. Quindi il mio pensiero finale è sì, può andare bene per un neofita, anche se dipende tanto dalla testa della persona, ci vuole testa, vi potete fare male tranquillamente anche con una moto con la metà dei cavalli della Z900, e quindi ragazzi e ragazze basta avere la testa, se siete consapevoli che siete su una moto abbastanza potente potete iniziare anche con lei andando con calma, tranquilli, senza farvi prendere dall'euforia ovviamente in certi momenti. Allora sì, è fattibile prenderla come prima moto. Se no, se siete un po' pazzarelli, un po' smanettoni già, spericolati, non so, rischiate di farvi male, rischiate veramente di farvi male. Ne sento parecchi di ragazzi che prendono moto potenti appena presa la patente e fanno una brutta fine. Quindi tante volte è meglio andare gradualmente, iniziare con le piccole cilindrate come ho fatto io e mia moglie, fare esperienza e dopo eventualmente passare a cilindrate più grosse. Allora, il mio pensiero riguardo ai cavalli per strada, diciamo che sui 100-120 sono il giusto, perché non sono né pochi né troppi. Vi dico, già questa Z difficilmente riuscirete a tirarla per bene per strada, perché appunto ormai siamo pieni di velox, pieni di traffico, strade che sono messe come sono messe, non sono veramente ideali per correre, tra virgolette. Grande, sto giusto registrando, vi metto nel video. Ciao. Attenzione, trovate dei fans così per strada, li saluto se vedrete mai il video. Userini ormai è famoso, lui e le sue birrette rigeneranti. Zio bestia. Anche poi mi ha pivettato, ho detto chi cazzo è, ho guardato la macchina, non lo riconoscevo. Boh, nel dubbio, visto che mi salutava, ho salutato. sempre bello che ogni tanto ti riconoscono. Anche col giro insieme a Marzo mi hanno riconosciuto a Piancavallo. Sapete qual è un altro motivo per prendere la Z come prima moto? Che vi fa godere come dei ricci! Mamma mia! La Zettona! Quanto cazzo amo la Z! Quanto è bella la Z! Ragazzi, una gran moto, se vi piace esteticamente, vi piace il 4 cilindri, andate sul sicuro. È un'ottima scelta, non ve ne pentirete. Sentilo il 4 cilindri!
quanto cazzo fa godere! Sì, insomma, è giusto iniziare con le piccole cilindrate, come vi dicevo prima, però io dopo uno o due anni mi sono un po' stufato, volevo subito andare su qualcosa che avesse almeno 100 cavalli. Ecco, questo è un ultimo punto che vi voglio fare. Quindi rischiate sì di iniziare magari con una moto con la potenza giusta per imparare, però vi stufate subito. Invece potete tranquillamente imparare anche con questa meraviglia da 125 cavalli con la testa e non ve ne pentirete. Dai, se avete ancora qualche domanda, qualche dubbio, scrivetemi sia qua nei commenti che su Instagram, seguitemi anche lì per avere anticipazione di video. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, la solita roba e niente, buona birretta rigenerata a tutti e come sempre ci vediamo al prossimo video. Buona strada, ciao!